E siamo live, Let's siamo live go! per la puntata. Ah no, ero già preso. Per la puntata numero 23. Il buon Denver era già partito con sì, Gangsta qua. Paradise. Qua si reppa, si reppa. Non ci facciamo mancare niente, neanche a Natale. Buonasera, cari amici. Buonasera a tutti e. Oggi è l'ultima puntata prima delle vacanze. Sì, andiamo sì, in vacanza anche noi. Perché ufficiale, è giusto che anche fluidi vadano in vacanza. Sì. Ma io direi a questo punto partiamo subito ringraziando una persona che ci lascia. È stata con noi per tutte queste 23 puntate. È un momento difficile perché è il secondo abbandono. Abbiamo avuto già uno, siamo stati già tristi per questo. Sì. Sì. Adesso un'altra persona abbandona la nave, ma rimarrà con noi nei nostri pensieri. Assolutamente. È stato un grandissimo compagno di viaggio. È stato un onore poter viaggiare con lui, fare questo tratto di strada insieme a lui. Siamo cresciuti tanto insieme e non lo dimenticheremo mai. Mai, mai. Quindi direi facciamo un applauso a Matthew Regia che mai paragone fu più azzeccato. Sì, assolutamente, assolutamente. Titanic è la giusta metafora per questo addio. Come o, diceva o arrivederci, o arrivederci. Come diceva la mia prof di inglese, Titanic. Come giustamente si dice così in inglese. Titanic. Beh, a seconda del dialetto comunque sì, ci sta che si dica barese, Titanic. Dialetto barese. Ma partiamo subito con le notizie della settimana perché sì, vabbè questo lo vai. Sa che ha vinto l'Argentina ormai, sì, ormai ragazzi ormai lo sanno pure vecchio, i sassi ormai è già vecchio pure i sassi sanno che ha vinto l'Argentina però ha vinto l'Argentina ma c'è del complottismo nell'aria attenzione perché campione del mondo fa scalo a Roma il giallo dell'incontro con il Papa io non ho capito se si sono davvero incontrati o se è stata tutta una messa in scena. Chi sicuramente non è contento della vittoria dell'Argentina è Drake, che ci ha perso $1 milione. Sulla alla fine aveva messo... Aveva puntato su... No, mica sì. Aveva puntato sull'Argentina no, ha lui. Ha perso $1 milione. Ho letto così. Ho letto così, ragazzi. Allora c'è... Non avevo capito un cazzo. Vado a ricontrollare la news. Io ti giuro, mi ricordavo che avesse scommesso proprio sulla vittoria dell'Argentina. Guardalo qua. Drake loses. Pazzesco. Dov'è? Adesso, mannaggia, pazzesco. Il cacchio di Instagram di merda. Scusate le parole. No, figurati. No, vabbè, scusate cioè, Instagram. Scusate per l'Instagram ovviamente. Ma comunque c'è, cioè, ti credo. Eh. Ah, eccolo qua. Drake loses 1 million bet on Argentina winning. No, scusa, ma allora... Attenzione, colpo di scena. Allora sparano minchiate. Ma scusa, ma... Io mi ricordavo che avesse vinto. No? Ma scusa, ma com'è possibile? Guarda la notizia, dimmi se ha senso quello che c'è scritto. C'è scritto che perde un milione e poi dice che ha puntato per la vittoria dell'Argentina. Qui Fabio sta usando tutto il suo inglese preso dalla prof di prima. Infatti leggo Titanic, well. Allora, mi arrivano notizie strambalate. Perché lui ha puntato allora, sulla vittoria, cosa? Ma non ai rigori. Bisogna leggere le descrizioni. Vabbè, ma queste descrizioni sono per. Non bisogna, ragazzi, non soffermiamoci. Tipo, prima di firmare un contratto, senza leggere esatto, le cose. Esatto, perché lui aveva scommesso sul fatto che l'Argentina vincesse nei 90 minuti. Ok, quindi questo lui ha perso invece, perché esatto, ha vinto i rigori. Esatto. O adesso non lo so, forse anche addirittura nei supplementari. Però comunque. Comunque ha perso $1 milione. Ha vinto, che per Drake rigori. Probabilmente è il costo di un caffè. Ma sì, esatto. Non so. Ci giochiamo una schedina. Ma un dove devo prendere sto caffè? Ne prende $1 milione di caffè. Guarda, quando sentono che Drake alzano. È come quando tu ti devi sposare. Ah, tu sì. La sai che quando tu devi sposare. Di solito ti fanno pagare 100. Se sanno che ti devi sposare, il prezzo è 200. 2000. Cioè, così proprio. Esatto. Alla qualunque mente. 2000. Ma lui è uno che ti dice: ma preferiresti una Ferrari o 48 Toyota Corolla? Chi è questo? Questa era una citazione di un film molto particolare che non mi ricordo di cui. No. Di un film che si chiama Project Almanac. Non so se lo conosci. No. Non conosci? Guardati Project Almanac. Ma è recente? Molto recente. Okay. Interessante, molto interessante. Molto interessante. Figo? Molto figo. Va bene, lo segniamo e andiamo avanti perché sì. In questa vittoria argentina è giusto, insomma, è giusto far vedere
i signori, no? Cosa fa, sì, quando vinci? Il pacco. I signori, cos'è che fanno? Fanno dei gesti signorili, come il portiere, esatto, dell'Argentina. Ma allora, comunque io non ci vedo nulla di male, perché ha semplicemente teso una mano, esatto, al pubblico. Esatto, al pubblico. Cioè, io non capisco tutta questa... Ah no? Ah, non è, non è così, non era quello il senso? Vabbè, pensavamo fosse, ragazzi, pensavamo fosse per un quello. Un po' così, dai. Vabbè, ha avuto questo gesto che ha fatto un po' polemica, ma... Noi ci sono foto spettacolari della Madonna, festa in Argentina. Foto che piazza, una piazza che è grossa quanto praticamente tutta Milano. Sì. Completamente piena, ecco, di gente. Pensa che c'era Milano lì. Cioè, immagina tipo la popolazione tutta Milano. Tutta lì. Milano a festeggiare. Ci sono foto bellissime prese dall'alto con i droni e le cose. Ma noi qui a Fluidi di Testa non abbiamo voluto prendere queste cose che ormai, esatto, che avete tutti nei vostri cellulari. Sì, insomma, si vedono ovunque. E invece facciamo vedere fino a dove si può spingere una persona per festeggiare. Ci si può lanciare persino da un ponte per finire, per cercare di finire sulla, sul pullman. Ma tu l'hai visto che il poi, video? Sì, sì, l'ho visto il video. Uno ce l'ha fatta. È quello che è arrivato l'altro dopo. Io non l'ho visto. Possiamo vederlo? Non si può vedere il video. Comunque uno ce la fa e finisce sul pullman. L'altro, che arriva, che salta dopo, finisce sulla parte bianca, sul tettuccio bianco dietro il pullman. Sì, alla fine. E becca alla fine, tipo cade. E poi cade una roba giù. Bruttissimo. In realtà, secondo me, potrebbe, dalla dinamica direi che potrebbe essere vivo, perché l'ha fatto. Sì, pom, sì, no, hanno detto che ha avuto un trauma cranico. Vabbè, comunque okay, poi è andato in ospedale tutto, ma dovrebbe essere a posto. Vabbè, insomma, cioè, fortunatamente. Cose che succedono. Dovrebbe aver festeggiato comunque. Sì, esatto. Ha festeggiato, esatto, alla grande, esatto, in ospedale. Ma andiamo avanti, perché siccome abbiamo parlato di Elon nelle scorse settimane, non ci lascia mai senza notizie. Si posso può dire. Dire? Ma vai, puoi dirlo, puoi dirlo. Dillo. È durato molto. Allora, non è che lui, non è che vuole rendere Twitter, per carità, però insomma si vuole togliere dal CEO. Ma perché? Perché queste decisioni vanno prese, cioè, così, da amministrazione. Vuole fare reception, non lo so. Analisti. Cioè, queste decisioni vanno prese in quei contesti lì, no? Quindi vanno ponderate. Infatti Elon cosa ha fatto? Ha fatto un sondaggio su Twitter. Sì, esatto, detto, esatto. Vi devo dimettere come CEO. Il contesto è quello. Però giusto, secondo me, raga, è coerente, perché lui si sta diciamo mettendo in disparte nello stesso modo con cui è entrato dentro lì. Cioè, lui non è entrato perché o magari sì, noi non lo sappiamo, però almeno da un punto di vista mediatico non è entrato come io insieme a società interessanti, dopo una discussione ponderata, vogliamo acquistare Twitter perché abbiamo una visione. Era sì, tipo: io voglio far casino, voglio esatto, fare scoppiare la borsa, sì, e no, compro Twitter. È entrato a bomba. No, io penso che non sia per quello. Io penso che sia perché lui ha sicuramente dei progetti. La cosa, allora, di tutto questo casino, la cosa che secondo me ha, cioè, che ammiro, diciamo, che ammiro, che apprezzo di sua, è che lui non ha la pretesa, perché il lavoro del manager alla fine è un lavoro di coordinamento, cioè lui non è che fa delle cose, lui prende delle decisioni. Sì, non è operativo. Non è operativo, lui prende delle decisioni e gli altri fanno. Quindi a questo punto, siccome la Tesla sta, le azioni della Tesla sono calate, SpaceX mi sembra che è calato anche lui, insomma il suo patrimonio sta accusando pesantemente di tutte queste. Sì, tipo da 500 miliardi a 498. Allora, siccome purtroppo, per fortuna, il business, anche dal punto di vista finanziario, è governato anche da quello che succede in borsa, sì. Allora lui ha detto che okay, ha pensato, ha fatto questa cosa del sondaggio, che vabbè, magari bisognerebbe capire perché l'ha fatto, però potrebbe, uno dei motivi per cui ha fatto questa cosa, dice che okay, io mi faccio da parte, metto dentro un altro e gestisce lui, e io preservo il progetto e preservo allo stesso tempo anche. Ma secondo me è l'unica cosa che poteva fare, perché Twitter stava andando in malora proprio per le decisioni che ha preso. Quindi il modo più pulito e democratico, almeno di facciata, con cui poteva togliersi. Cioè, secondo me poteva anche averlo deciso. Poi ha fatto questa cosa del sondaggio. Per sì, ha voluto fare una. No, ma chiaro. Ma no, era evidente il risultato. Cioè, chiaramente la maggior parte delle persone non lo voleva, perché sì, il 56% ha detto no. Però comunque era il modo più clean da un punto di vista di immagine per dire: io mi metto da parte. Sembra sì, che l'abbiano deciso, cioè per far sembrare che l'abbiano deciso gli altri, ma in realtà era l'unica. Sì, lo sì, sapeva già. Esatto, lui. Esatto, secondo me era l'unica scelta. Mm. Era l'unica scelta. Era quello, esattamente quello che sto dicendo. Ma non ha ancora capito, cioè non ha ancora deciso chi è che ci sarà. Se ammesso che vada avanti questa cosa di mettersi da parte, ha chiesto un folle. Ma Mr. Beast.
Che tu sai chi è Mr. Beast? Sincero no. Uno youtuber, uno, forse uno dei youtuber più forti. Sì, esatto. Ah, okay, ha okay. fatto una marea di visualizzazioni. Youtuber ne seguo video. Pochi, ragazzi. No, ma io non lo seguo, però ho avuto un periodo che guardavo su YouTube, sì, per vedere che cavolo ci fosse, e mi sono imbattuto in uno dei suoi, in realtà non un suo video, dei video che parlavano di lui, perché okay, nel mondo di YouTube è come dire il Cristiano Ronaldo, per fare una citazione che può piacere. Ve lo riassumo in tre parole: è l'uomo delle promesse, di quei video super clickbait in cui tipo l'ultimo che esce dal cerchio vince una Lamborghini Urus, ok? E lui fa sto video in cui chiama 200.000 persone che si mettono in sto cerchio, e l'ultimo che rimane dentro perché passano i giorni, ok, alla fine vince la macchina che c'è al centro del cerchio, ok? Questi sono i suoi video, ok? Pazzesco. Sì, quindi lui spende un sacco di soldi per i video. Però ma... vabbè, questi sono video che lui adesso fa adesso perché ha, un ha delle, vabbè, chiaro, delle, chiaro, dei soldi da investire, che si è fatto prima con altri video. Cioè uno dei video che ho visto negli anni scorsi era praticamente che lui che dava un barbone un botto di soldi, tipo $500.000, una roba del genere. Non mi ricordo, adesso ho sparato una cifra esorbitante, no, magari vabbè, meno. Senso, comunque, dimmi che strade frequenta, perché un non sacco so, magari... di soldi, tipo ci facciamo da barboni, anche infatti, noi ci vestiamo da barboni. Comunque Mr. Beast ha chiesto con un tweet a Elon se poteva fare lui CEO di Twitter. E Elon ha detto non lo escludo. Cioè, non è escluso che tu lo possa fare. Quindi io ho pensato anche potremmo twittare anche noi. Tu sei abbastanza folle? Sì, sono... Hai mai fatto una follia? Dovremmo chiederlo a Federico. Dovremmo chiederlo, ragazzi. Vediamo. Però vediamo come vedremo a gennaio gli sviluppi di questa cosa. Comunque anche questa cosa qua, perché non è così anomala, nel senso che cioè non mi stupirebbe che lui possa dare a Mr. Beast, fare Mr. Beast CEO di Twitter, perché mi sembra una persona che a lui interessa arrivare all'obiettivo, sì, senza avere la... Cioè, molto spesso, e questa è un'altra cosa che secondo me che apprezzo, okay, un ragazzo italiano che lavora per lui, che abbiamo parlato settimana scorsa, sì, lui la non so se si sono parlati su Twitter o comunque si sono contattati tramite social o in un'altra maniera, senza avere questa cosa dei curriculum, degli HR, delle robe, cioè tutti questi processi che poi portano a selezioni anche deprimenti, sì, o sì, poco efficienti. E invece lui ha magari questa, in prima persona si mette a dire ok, lui può essere uno che mi, certo, mi può essere utile, che può funzionare all'interno del progetto che mi serve portare avanti, e così. Quindi magari Mr. Beast, la sua esperienza chi lo sa, YouTuber, chi lo sa, vedremo. Ma andiamo avanti, perché l'altra notizia, beh, ormai il Qatar Gate impalla tutti, bellissimo, i siti di notizie possibili e immaginabili, e hanno provato a corrompere persino Babbo Natale. Sono dei criminali. No, adesso non ho, io ho fatto questo titolo, ma io non ho capito questo titolo. E no, infatti Euro mazzette in diretta nelle buste con Babbo Natale. Io ho pensato o corrompo Babbo Natale oppure non si capisce che cazzo di titolo è. No. E le buste con Babbo Natale, nel senso che Babbo Natale porta i regali, e uno di questi i regali qua sono intesi come le mazzette, no? Potrebbe essere questo. A me piaceva più la storia che potevano corrompere Babbo Natale, però accettiamo anche. Beh, non sarebbe male, non si trova arrivare Babbo Natale. Secondo me Babbo Natale qua è, cioè con Babbo Natale si intende col Natale, cioè nel senso con l'arrivo del Natale. Sì, sì, sì. Ok. Beh, ci può stare, grazie Matteo. Passiamo a tema animali, perché negli USA mi dispiace ragazzi, questa è una triste notizia. Negli USA verrà vietato il possesso di tigri e grandi felini in casa. Cioè, io sai che la prossima estate volevo andare in America e comprarmi una tigre. Lo so, porca miseria. Purtroppo non lo puoi fare. È così. Che palle. Ma non ti dirò di più, che c'è un altro problema. Scusa, Mike Tyson come fa? Ma adesso è un problema. Cioè, la tigre di Mike dovrà emigrare, non lo so. Ma in Italia noi abbiamo un problema con un altro animale, che gli USA hanno a che fare con la tigre, noi abbiamo a che fare con i cinghiali. Ragazzi, paese che vai, volevo, animale che trovi. Volevo fare un appello a tutti. È ufficialmente aperta la caccia. Oh, là, bene.
No, fate attenzione perché se siete in giro, siete nei paraggi con qualche cinghiale, state attenti, cioè scappate, perché non per il cinghiale. Non per il cinghiale, perché potrebbe esserci un cavolo di cacciatore, esatto, e vi pigliate la quest'anno, pallata. Quest'anno, ragazzi, quest'anno a Natale, ragù per tutti. Sì, ragù non scappa cinghiale. Nessuno, ve lo dico. No. Questo è il nuovo emendamento. Cotechino. Emendamento che è stato inserito. Cotechino e ragù, non lenticchie, cioè. Cotechino e ragù di cinghiale, ragazzi. Ma non vi preoccupate, perché se questi emendamenti vi sembrano un po' discutibili, lo capiamo, la buona notizia c'è, l'intelligenza artificiale, più di metà degli italiani vorrebbe sostituirla ai parlamentari, e in alcuni paesi il politico virtuale già esiste. Quindi, beh, diciamo che è un'alternativa che si può considerare. Si può considerare, a supporto. Io farei una cosa a supporto, e poi magari se funziona tiri via. Ci sta, esatto. Tipo mesi di prova, no? Esatto. Che stanno dietro. Esatto. Si può fare. Il frame non è per rappresentare l'intelligenza, anche perché c'è Zingaretti all'interno del frame, quindi... Assolutamente, attenzione. Non vogliamo. Salutiamo Zingaretti che ci sta sicuramente ascoltando. Ma andiamo avanti, perché per parlare di politica siamo finiti a parlare di Cristina D'Avena, che è andata a un congresso di Fratelli d'Italia a cantare. Allora, la foto ovviamente rappresenta Cristina, come potete vedere, non ci è stata la testa, quindi ho dovuto tagliare, ho preso la parte migliore. Alla fine Cristina è andata a cantare, ma con una gonna arcobaleno, perché voi non lo sapete, ma c'è stata polemica, perché lei era in difesa dei diritti LGBTQ+. Sì. E quindi il fatto che lei sia andata a cantare a una festa di Fratelli d'Italia ha riscosso parecchio. Ma è quella che indossa lì o è un'altra gonna? No, è un'altra. Ah, un'altra. Ok, ok. Quella infatti. Lì è una... No, è... questa è una foto che hanno preso. Okay. Ma non c'entra niente. Però ha preso per cercare probabilmente di stemperare un po' la... ha preso questa gonna arcobaleno e è andata a cantare con questa gonna arcobaleno. Sì. E ha detto sul palco che lei ovviamente è... per i diritti di tutti. Certo, sempre, certo, no? Ma sì, ma ragazzi, oh, quante polemiche. Ma lasciatela sì, cantare. Ma gli hanno dato i soldi quelli che... Ma anch'io mi ricordo quando c'era il periodo che Instagram potevi cambiare l'icona, potevi cambiare il colore. Io avevo messo quella tutta arcobaleno, ma perché era una figata, cioè non mi interessava nient'altro, era una figata buona, basta, zero polemiche, purtroppo è così, ma proseguiamo, perché ci sono parecchi studenti che abbandonano la scuola e io voglio abbracciare Attenzione. Questi studenti, voglio dirgli vi sono vicino, perché effettivamente anche io ho sofferto scuola. È veramente una brutta roba, però purtroppo. No, infatti stavo leggendo, c'è stanchezza, ansia. Sì, sono tutti provati. E io ho letto di qualcuno che ha detto che si annoiava, ed è vero, anche io mi annoiavo un botto. E io spero che questa cosa della scuola venga... Beh, diciamo che comunque... Si sistemi. Cioè, senza dubbio si sa che la scuola, un minimo, deve essere un attimino modernizzata. Non è semplice, però si deve fare. Però una cosa buona, secondo me, in tutto, una cosa buona c'è. Sì. E che hanno tolto i cellulari. Ah, sì, sì, sì. Che in realtà questa roba c'era già da 2017. Ok, ma non lo faceva nessuno. No, perché non ci sono tipo penalty, non so come, non okay, ci sono sì. ripercussioni. Esatto. Quindi alla fine le scuole possono decidere autonomamente, anche okay. se c'è questa direttiva. Adesso hanno rimesso questa direttiva, non ho capito per quale motivo, visto che tanto è uguale a quella di prima, perché neanche adesso ci sono penalty. Quindi allora, io spero che la tolgano, perché è veramente, veramente una... Io sono stato in classe con ragazzi che stavano al cellulare, è una roba impossibile, non riesce a fare nulla. Sì. E poi non se la godono neanche loro. Cioè, vabbè che fa cagare la scuola, è vero. Boh, io non sono molto d'accordo, sincero. Come nel mai? Senso che io tutto il liceo, sì, se non avessi avuto la possibilità di usare il telefono, cioè nel senso che non potevo usare il telefono, no? Cioè se ti beccano col telefono sono i cazzi tuoi. Sì. Però il fatto che tu, se sei bravo, se sei abile, puoi usare il telefono, perché se non ti fai sgamare, puoi usare il telefono. È stata una risorsa incredibile, perché io penso che sarei ancora al quarto anno. La Madonna. Sì, ma non perché sono scarso,
però non studiamo un cazzo e questo mi permetteva di superare certe verifiche, perché si chiamano verifiche. Perché copiavi dal cellulare? Certo. Vabbè, ti fai i bigliettini. Adesso possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Beh, ti facevi i bigliettini. Ma il cellulare è più comodo. Sì. Ho preso sì, però fare lezione col cellulare, ragazzi, è ma chi se ne frega, cioè, no, chiaro che è così, però devi essere tu bravo professore a farmi dire ok, appoggio il telefono perché mi piace la tua lezione. Su questo non ci piove. Io su queste cose un po' fasciste sono sempre contro, ma perché cioè deve esserci meritocrazia non è la parola giusta, deve esserci coinvolgimento. No, ma divieto. Su questo qua infatti abbiamo detto, cioè il problema della scuola non è il cellulare. Sì, diciamo che così obblighi lo studente a, cioè nel senso che ottieni lo studente si incazza, ottieni cioè, l'effetto opposto, nel senso che ti si ascolta, cioè posso dire che la noia però è una cosa buona alla fine, la noia. Sì, ok, ma un conto è però tu non lo fai per far annoiare le persone, tu lo fai per farti ascoltare, ma così non ti fai ascoltare. Sì, ma poi la gente che non vuole ascoltarti perché tu sei, non sei capace o di insegnare o di comunicare o sei noioso e la materia è noiosa e quindi è noiosa a prescindere da chiunque te la faccia, alla fine ti annoi se tu non hai niente da fare, cioè se non avessi questo. Secondo me andrebbe modificato il modo in cui si usa il telefono, però cioè la scuola non può rimanere indietro. Il telefono è un tool che prima non c'era, adesso c'è e hanno tutti. Quindi o modifichi il tool o modifichi la scuola sul tool. Però non devi togliere. Vabbè, ma tu usi il cellulare per fare lezione, scusa. Eh? Tu mica usi il cellulare per fare lezione. Guarda, io che ho fatto linguistico e quindi tre materie su quattro al giorno erano lingue. Quanto mi ha salvato il culo avere il traduttore sempre in mano. Ma anche stronzata, non tipo per copiare una verifica, perché la prof stava parlando e io faccio un intervento, le chiede cos'è questa, cosa vuol dire questa parola, ragazzi, chi lo sa? Io cerco al fly, dico la parola, sono il numero uno per quella prof e quindi... Ho capito, ma no, è sbagliato. No, fermati. No, non è che è giusto o sbagliato. Io sono l'arte di arrangiarsi, cioè se uno è bravo a arrangiarsi vince. Ma va bene. Però vado all'interrogazione dove chiaramente non ho il telefono per copiare, leggere, ok? Sì. Però la prof ascolterà quello che dico, sì, ma sarà già più improntata ad ascoltare e a fidarsi di quello che dico, cioè sa cosa sto dicendo, però mi ascolta con un'intenzione diversa perché io sono uno che ha detto una cosa giusta nel momento giusto. Sì, infatti, però è come avere il libro davanti, però hai il dizionario, però adesso ci sono i telefoni e quindi si usano i telefoni. No, io posso capire in sostituzione del dizionario. Splash latino, ok? Per esempio, latino è una materia che a me non è servita a niente. C'è chi dice che invece è molto importante. Io ho fatto anche tedesco, perciò le declinazioni c'erano anche in tedesco. Okay. Però intendo, io ho fatto 2 anni di latino che non sono serviti a un cazzo. E nella mia classe, se nessuno avesse avuto il telefono e avesse avuto splash latino per cercare le versioni, saremmo tutti rimandati ancora in latino. Diciamo che, ragazzi, allora, il problema alla base è il coinvolgimento dello studente nella lezione. E fino a qua. Perché ha una distrazione molto forte dal telefono, no? Ma sì, dai, no, non si può... Il fatto è che se comunque tu avessi davanti un professore che riesce a coinvolgerti nonostante le varie distrazioni, ti riesce a coinvolgere nella lezione, in quello che stai facendo, il problema non esisterebbe, ovviamente. Quindi, secondo me, il problema alla base è magari il professore che non riesce a coinvolgere lo studente. In questo caso cosa succede? Che per togliere il problema... non dicono ok, dobbiamo cercare di migliorare e quindi tipo cercare di coinvolgere i ragazzi. No, togliamogli il telefono così non hanno più distrazioni. Però tipo io se non voglio seguire magari dormo, capito? Sì, ma infatti è quello che ho detto io. È come tipo vuoi far mangiare a un bambino piccolo i broccoli che non gli piacciono e boh, glieli butti, anziché magari tipo giorno per giorno mettergli lì di fianco magari a un cibo che gli piace. Sì. Però cioè nel senso che ci si può annoiare, però se l'intento della scuola deve essere quello di coinvolgere e far sì che le persone non se ne vadano dalla scuola o siano invogliate ad andarci, secondo me non è il metodo, capito? No, cioè, su questo è vero che anche la noia è importante. Questa cosa del togliere il cellulare non è che è la soluzione. Non è la soluzione, esatto. Però io mi rendo conto che, ma anche perché io stesso sono distratto dal cellulare quando faccio delle prove. Io metto la lunetta o metto l'air mode perché sì. Per non aver rotture di palle, perché se no ogni 2x3 sono distratto. Immagino un ragazzo di 16 anni che ha meno, come dire...
riesce ancora meno a gestire, meno concentrato, meno concentrato, cioè è delirante. Però bisogna insegnare, cioè bisogna insegnare a i ragazzi, i bambini più che i ragazzi, perché i ragazzi non si insegna già più un cazzo, ai bambini, che questo è uno strumento fighissimo, ma che va usato nel momento giusto, cioè per la cosa giusta al momento giusto. Vuol dire che esatto. Se hai lezione e usi il telefono non impari un cazzo, perché io che ho 22 anni e studio per scelta all'università so che quando studio devo metterlo via perché sennò mi distrae. Okay. A 16 anni, a 15 anni, non a 13 anni non lo sai. Non lo sai. No, quindi, perché sei lì perché per n mila motivi non hai questa... Certo, ma quindi ci vuole un'educazione diversa dalla base. Cioè, bisogna educare le persone che... Vabbè, loro glielo tolgono durante la lezione e poi glielo ridanno. Eh no. Ma perché no? Perché no? Perché... Tu te lo togli da solo. Qualcun altro te lo toglie al posto tuo quando hai 16 anni. Eh? Ma non tu, era... Tu adesso te lo togli da solo. Sì, ok, ma io me lo sarei tolto da solo anche se magari quando avessi avuto 6 anni col telefono, perché non c'era, ma quando se avessi... 6 anni adesso e mi insegnassero a scuola che quando studio meglio non avere il telefono perché sennò non capisco niente, non imparo niente, allora probabilmente imparerei di mia sponte o inconsciamente di mia sponte che questo è un gesto che non va fatto. Ma sì, quando la differenza, la differenza è che non è sempre così, non è per tutti così. Ok, però l'imposizione... Sì, ma tanto comunque la gente continuerà a usarlo il telefono. Però l'imposizione non è mai la strada più efficace. È la strada più veloce, ma non è la più efficace. No, vabbè. Parole forti di un uomo forte. Va bene, dai, smettiamo, andiamo. No, comunque sì. Stiamo degenerando. Esatto, non dobbiamo entrare così tanto nel merito. Però ci sta ogni tanto. Però, vabbè, queste insomma, notizie. Va bene. Parlando di scuola, sì, questo è un altro tema caldo. I compiti durante le vacanze, questo è un altro problema. I compiti. Io che palle, compiti, cioè, compiti durante le vacanze. Posso dirlo. Che palle, oh. Mamma mia. Non lo so, Matti, cosa pensa di questo. Ma io voglio andare al mare a fare il bagno. Tu cosa pensi dei compiti durante le vacanze? Sei pro o contro? Vedi, vediamo una X grande. Dietro come, c'è una X, cioè, ma non avevo dubbi. Io dico, perché no? Why not? Ma non perché no, tipo, giusto che ci siano. Io dico, va bene che ci siano, perché tanto c'è chi li vuole fare e chi non così li fa ci sta. E chi non li fa li copia, punto. Cioè io sono più, come si dice? No, invece no, perché c'è il genitore che rompe i coglioni, capito? Io avevo i miei genitori che dicevano devi fare i compiti, capito? Sì, ti spacco. Vabbè, il bagno. Sì, cazzo. Non fai il bagno, devi fare il bagno tra 5 ore, capito? Sì, vabbè, sì, però no. è una cosa propositiva. Secondo me invece, pensiero mio, sbaglierò. Sbaglierò. Sì. Compiti, dai compiti. Sì. Chi li vuole fare, li fa. Chi non li vuole fare, non li fa. Basta. Libera scelta. Che troppa di... Io sono per la libertà, ma quando hai 16 anni... La libertà ci sta, magari ti si presenta. Allora, cioè, io ho avuto esperienze in cui tutta la classe si presentava e forse in tre facevano le robe, tutti gli altri le avevano copiate. Però che senso ha, capito? Ma allora, ma io parlo. Io tra quelli che copiavano, io tra quelli che non facevo un cazzo, raga, parliamoci chiaro. No, chiaro. È ovvio che sto parlando di questa cosa qua, ma perché di base siamo sempre al discorso che vado a fare una cosa che non voglio, che non farei di mia spontanea volontà. Quindi, perché farla? Cioè, se io faccio delle cose che mi piacciono, le farei comunque, non è che qualcuno me lo deve dire di farle, le farei da solo. Quella scuola non è in queste condizioni qua. Però. Boh, raga, sarà che a me non... Però mai... non posso neanche dire lasciamo liberi i ragazzi di fare quello che vogliono, perché a quell'età non hanno liberi. Non hanno ancora coscienza. Devono avere un minimo di direttiva. Cioè, non possono andare così. A me non pesa questa cosa, perché probabilmente, cioè, io ho iniziato a copiare i compiti dalla scuola elementare. Cioè, mi ricordo che tragitto casa scuola le ho alle 7:50 dietro con le buche, le curve. Infatti io avevo i libri con una scrittura incredibilmente brutta, perché già scrivo male, ma poi è difficilissimo scrivere in macchina sulla gamba. Sulle buche, okay. È complicato. Io quindi da quando sono elementare che sono allenato a questa cosa, ovvero a fare le cose a sgamo. Questa è una skill che potrebbe interessare, se qualcuno ci sta ascoltando sappiate che Matthew... Però, posto che la maggior parte dei compiti venivano copiati, ok, e quella insegna l'arte degli amanuensi, no? Comunque è un'arte copiare le cose, perché poi quando devi scrivere un numero e devi vederlo, leggerlo una volta e ricopiarlo. Vabbè, lato positivo si può trovare tutte le cose. Bravissimo. Però, avevo un prof, il prof più bastardo che abbia avuto nella mia vita, il peggiore,
ma il migliore. Pensa che in prima ho disegnato un suo ritratto su una tavola di arte e lo prendevo a freccette perché mi aveva rovinato veramente bellissimo. L'esistenza. Molto bene, molto bene. Ma è il prof migliore che abbia mai avuto. Io vorrei rincontrarlo, parlargli, perché è quello che mi ha insegnato di più. Lui era uno molto autoritario, sì, ma... cioè ti veniva di fare le cose con lui, capito? Lui le imponeva come gli altri, perché alla fine i compiti sono cose imposte, no? Se le fai sei bene, sì, se non le fai, sì, rischi quello che rischi, la verifica, il brutto voto, il cazziatone. Però a differenza degli altri, con lui, cioè, ti veniva di fare le cose perché sentivi un dovere che era verso te stesso. Lui era stronzo con te, ma capivi in fondo che lo faceva veramente per insegnarti qualcosa. E lui è uno dei pochi che mi ha veramente insegnato, oltre alla materia, mi ha insegnato proprio a vivere, no? Cioè, uno che ti faceva ragionare. Ecco, per esempio, non so voi cosa ne pensate del dare la questione di dare del lei agli alunni. Del lei agli alunni? Sì. Ma... non lo so. Questo so, perché io quando parlo di scuola, per me io la cancellerei tutto quello che c'è secondo adesso, me tutta un'altra roba. Il mio prof di questo prof qua, lui dava del lei a tutti quanti, cioè tipo a me chiamava signor Lovallo, ok? Ok. Ed era cioè a me faceva molto piacere. Mi faceva piacere perché c'era questa distanza, che era una distanza, ma dava anche importanza, cioè ti dava importanza, no, ma ti faceva anche capire il ruolo, perché per no, esempio a me sta roba qua non mi piace. Ma secondo me da un punto di vista pedagogico non aiuta. Io avevo un prof di inglese, Nando, grande, che era simpaticissimo, numero uno, per cazzeggiare era il numero uno. Poi ti chiamava Teo, ok? E automaticamente tutta la sua autorità e la sua autorevolezza cadevano, perché non puoi ascoltare con riverenza, perché quando impari devi essere riverente, secondo me, verso quello che ascolti. Non è vero, non sono d'accordo. Come no? No, non sono d'accordo assolutamente. Tu non sei riverente verso le cose che impari? No, io sono ho rispetto per l'altro, ma l'altro non è che deve essere per forza al piano di sopra. No, ma riverenza non vuol dire io mi piego in ginocchio. Devo darti del lei, vuol dire la distanza. Vuol dire rispetto. No, ma è un ruolo. Io rispetto anche Fabio, anche se ci diamo del tu. Ok, però con Fabio tu sei un amico, non è una relazione. Si può essere un altro tipo di relazione dandoci del tu. Sì, ok, però qua si parla di apprendere. Sì, anche in apprendere. Io ho il mio insegnante di pianoforte, non è che gli davo del lei. Non lo so. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti. Comunque, no, comunque sempre parlare il discorso come era interessante. Mi piace oggi, ragazzi. Siamo molto, molto attivi. Siamo sul pezzo. Ma state tranquilli, perché comunque la scuola a scuola non è tutto da buttare. Infatti, ci sono le lezioni di trap o di trap, come si dice? Di trap all'università. Trap è un corso per boomer, dicono. Non lo so. Comunque, parafrasi di testi di Sfera Ebbasta, Anna e altra gente. E giustamente i ragazzi sono un po' perplessi. Vabbè, quindi se volete. Beh, oddio. Diciamo che. Allora, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto per i prof universitari. No, ma anche per gli artisti. Anche per gli artisti. Non deve essere molto difficile comunque parafrasare certi testi. Però per un over 50, secondo me. In realtà il corso non è per gli università. Ah, è per... No, non lo so, no, non è vero, è per gli universitari, però... No, infatti, perché avevo visto un TikTok, mi sembra, di una ragazza che faceva vedere il video. Sì. E c'era sotto una canzone, adesso non mi ricordo, di una chi? Canzone trap, comunque... Sì. Non si capiva un cazzo. No, era un testo, cioè, molto banale, capito? Ah. E infatti diceva, ma che cazzo... Cioè, il TikTok era tipo, ma che cazzo sto facendo, cioè... No, alcuni termini effettivamente se non sei, magari se non li usi, cioè. No, quello sì, però. Però fate un dizionario di trap e buonanotte, se quelli a fare la parafrasi. Vabbè, vabbè. Comunque, sappiate che ci sono anche lezioni di trap. Per certi versi può essere interessante. Esatto. Attenzione, perché siamo sul finale delle news. Troppo bella per essere assunta, Vigilessa fa causa al comune di Cesena. Non l'hanno assunta. E a questo punto c'è la rivolta dell'ANV, Associazione Nazionale Vigili, perché ha detto, cazzo, una volta che c'era la gnocca. Ecco. Che cazzo, dai. Vabbè, cioè. Mai una gioia. Sicuramente l'avrebbe assunta Harvey Weinstein, che è stato condannato per altri 3 reati di violenza sessuale. Madonna. Questo qua, ragazzi, li sta collezionando uno dopo l'altro. C'è la nuova Miss Italia, voi non lo sapete, ma c'è stata Miss Italia. Quindi dice, ma perché fanno ancora Miss Italia? Ma infatti. Ebbene sì, abbiamo scoperto che fa ancora Miss Italia, ma se non lo sapevate, tranquilli, perché non lo sapeva neanche la Rai. Infatti non è andato neanche in onda. Ma? Miss Italia in esilio a Roma e senza diretta TV. Così le reginette si ritrovano fuori dal tempo.
Quindi pazzesco. Se non lo sapete è tutto normale. 18 anni. 18 anni, sì, 18 anni, 18 anni. Ma erano così giovani anche ai tempi? Sì. Quindi sono diventato vecchio anch'io. Sei diventato vecchio. Io vedevo le ragazze da ragazzo quando diventavano Miss Italia, dicevo: cazzo, Madonna, ma quanto è grande. Ebbene sì, okay. Amici, mi dispiace, ma effettivamente è purtroppo così. Niente, queste sono le news di oggi. Siamo andati very very lunghissimo, sì, direi. Sì, molto lungo. Volevamo fare altre cose, vediamo cosa che avevamo in programma di fare che mi sono dimenticato qua. Ma guarda, io intanto sai cosa faccio? Mangio il pandoro. Tu potresti mangiare il pandoro. Io mangio il pandoro. Volevamo ripercorrere il 2022, ma non ce la faremo mai. Però potremmo far vedere se mentre tu mangi il pandoro, io potrei far vedere che ci sono pandoro o panettone. Io panettone. No, raga, panettone tutta panettone la vita. Tutta la vita. Matthew, pandoro o panettone? Tutta la vita. Pandoro assolutamente. No, Sara, anche Noemi? Ma... Inzuppato nella crema al mascarpone, punto. Assolutamente bu. E invece, allora, ti dirò, il primo anno l'ho provato anch'io, pandoro col mascarpone, buonissimo. L'anno dopo ho provato il panettone con le gocce di cioccolato. Vabbè, però lì è barare, Lì è come mangiare ragazzi, un pangocciolo gigante. Ragazzi, lì comunque i miei mezzi li sfrutto e quindi tanta roba. Cioè. Giusto, però panettone con i canditi? A me non mi interessa. Se allora, sono i canditi, no, infatti, allora i canditi non mi fanno impazzire, però se c'è lo mangio. Cioè, preferisco di genere proprio la pasta del panettone, mi piace un botto. Ci sono i canditi, al massimo li do al cane, cioè nel senso. Ma sì, no, ma io di canditi non ho un'avversione così problematica nei confronti dei canditi. Ci sono persone che proprio non possono assolutamente. Ma perché non va più il mio. Ah, ma sai cosa faccio adesso? Faccio vedere cosa faccio. Allora, è Natale e come tutti i Natali, è il momento di guardare i film che contano davvero a Natale. Ovvero Una poltrona per due. Esatto. Allora, diamo delle informazioni ai nostri amici per sapere dove cavolo possono andare a vedere Una poltrona per due, oltre che in streaming illegalmente. Domani sera? 24 dicembre, 21:33, su Italia 1 c'è Una poltrona per due, quindi non potete sbagliare. Poi abbiamo altri film classici di natalizi, che alcuni io non conosco nemmeno, tipo questo qua è molto vecchio. Ma abbiamo The Family Man, molto bello, con Nicolas Cage. Tu l'hai visto? Anni 2000, ragazzi. No... Cioè non tutto, ho visto tipo dei pezzi così a caso, ma perché non mi faceva impazzire. Allora qua abbiamo, vabbè, tutte le piattaforme streaming più o meno. Babbo Bastardo, tu l'hai visto? Beh, io ho visto. Mi sembra di sì, è quello tipo con... mi viene il nome dell'attore. Nightmare Before Christmas di Tim Burton, questo è molto bello ragazzi. Questo è veramente molto bello e, posso dire che Tim Burton non mi è mai piaciuto. Non ti è mai piaciuto? Io non sono un grandissimo fan di Tim Burton. Ma sai che non ho mai, sai cosa che non ho mai visto io? Sempre di Tim Burton pare. La fabbrica di cioccolato. Io quello, sai che quel film lì l'ho visto. L'ho sempre visto, ma non l'ho mai finito. Ogni volta che lo passavano in tele lo guardavo. Ma di che cacchio parla sto ma film? Ma non lo so, non lo so. C'è sto qua che prende il biglietto d'oro, va a visitare la fabbrica, poi si scopre che in realtà lì muore la gente. Boh, ma non ho mai capito di cosa parla. Ma sto che film. Ne so. Vabbè, com'era il pandoro? Buono, posso dire buono. Buono? Posso dire buono. Buono. Allora, a questo punto... Ma preferisco sempre il panettone. A questo punto io direi che siamo sul finale. Siamo sul finale, sì perché sì, io sì. Ho una... Come potete notare la mia voce è un po' quella che è. Ah, comunque. No, cazzo. Cosa? Il cantante che ti assomiglia. Non mi ricordo. Mi somiglia? Non t'assomiglia. Ah, la voce. Come voce. Sì. Quello che cantava Let the Music Play. Let the Music Play. Ok. Ma ancora, vai avanti. Let the Music Play. Basta, solo Let the Music Play. Basta, questo. Basta, solo questo. Vabbè, se scrivi Let the Music Play, Mizzica, cioè strafamoso. Let the Music Play mi è venuto in mente Lionel Richie. No, non è lui, però mi è piaciuto anche music questo. Play. Ragazzi, adesso mi state facendo arrabbiare. Sì, sì, per favore. Play. Dai, super famoso. E Barry White. Barry White, ma com'è che non lo sai? Barry White. Era Barry White. Barry White. Ma porca miseria, era facile. E non mi veniva il nome. No, era facile. Poco famoso. Ragazzi, è famosissimo. Poco. Comunque, io direi che siamo sul finale. Siamo sul e final. Quindi
E quindi, siccome ci avviciniamo a Natale, adesso noi vi salutiamo e andiamo a mangiare panettoni, sì, faremo sì, pranzi, botto, cene, diventare faremo... obeso. Esatto, esatto, questo è l'obiettivo. Allora, però, lo facciamo in un momento di raccoglimento, sì, in questo finale di sì, fluidi di testa, quindi lo vogliamo fare per rendere grazie a Dio. Come solo noi sappiamo fare. Esatto, secondo la tradizione. Rimanendo fedeli a quel rito che ci accompagna da anni. Che dai, da Roma, anzi no, che dico? Da Gerusalemme in poi, dalla Galilea si è diffuso poi in tutto il mondo. E che questo che sia con voi. Grazie. Kyrie Eleison. Chi è Nelson? Piqué e Akerson. Nella sua Mason. Marilyn Manson. Grazie a tutti. Salutiamo così. Regia, ciao, puoi chiudere perché... Buone feste. Siamo a posto. Buone feste. Buone feste a tutti, ciao Matthew.